Chi è lei? Ti stavo aspettando. Non è un ladro. A volte la vita è strana. Ti rimangono impresse certe frasi e non te le puoi più scordare. Ho del denaro con me. Fermo! Faresti di tutto per il denaro, non è vero? Non si può uccidere per denaro. Ah no? E chi lo dice? Chi sei? Per me essere uomo ha significato soprattutto imparare ad odiare. Per tutta la vita ho nutrito l'odio e l'odio ha nutrito me. Col tempo e l'esercizio sono diventato un esperto d'odio. Conosco tutte le sue sfumature, acide e amare, e anche il calore che propaga nel corpo. C'è chi dice che l'amore scalda, ma io posso affermare che l'odio scalda molto di più. L'odio è il mio mezzo e il mio fine. Ho evitato le donne, l'idea di un figlio, in nome dell'odio. Anche l'amore di una notte poteva essere pericoloso. Così ho evitato anche quello. Non potevo permettere che qualcosa mi distraesse dall'odiare. Odio, per amore di mio padre. Hanno distrutto la sinagoga, saccheggiato i negozi e loro oramai sono qui. Non essere stupido, questo è un paese piccolo. Senti, Tamirata, nascondi tutto, hai capito? Hai capito? Nascondi tutto. Spesso mi ripetevo, l'assassino in questo preciso momento passeggia, legge il giornale, bacia una donna. Tuo padre sta marciando in una fossa. L'assassino è vivo. L'assassino è libero. L'assassino doveva morire. Questo avrebbe risolto tutto. Avrebbe cacciato via l'odio e avrei finalmente potuto vivere in pace. Vedevo l'assassino ogni giorno, nell'uomo che mi vendeva il giornale la mattina, nel vicino di tavolo al ristorante. Il mio cuore allora prendeva a battere. Ma poi guardavo meglio questi uomini e nessuno era lui. Il suo viso era chiaro nella mia mente, marchiato come una matricola sulla pelle. Stavo impazzendo. Avevo bisogno di aiuto. Per ritrovare quel volto avrei pagato a peso d'oro chiunque.
quello è un vero criminale di guerra. Non sai quante persone ha fottuto. Non mi interessa. Ne ha ammazzata una di troppo. Dovrebbe interessarti, invece. È un vero maiale. Per me già lo era. Voglio dirti che entrerai nella schiera degli angeli vendicatori. È scritto, sarà il vendicatore del sangue a mettere a morte l'omicida. Non è vendetta. Che ti è successo? A quanto parli? Sento lo sguardo di quel porco addosso. Ho capito, hai paura. È così che prende il panico. L'hai saputo? Sequestriamo tutti i vostri beni. Dov'è il resto? Tutto. Io di norma sono gentile. Ma non sopporto le bugie. Ti assomiglia molto. Te lo ripeto. Dov'è il resto? Gliel'ho già detto, signore, non ho più niente. Questa pistola è difettosa. Deve averla costruita un ebreo. A volte partono dei colpi accidentalmente. Ieri ho ucciso un bambino. Uno, due, e boom. Colpo è partito. Schnell! Ho qualcosa di speciale da restituirti. Dal 1938. 38. Ich hasse die Lügen. Non sopporto le bugie. L'ho inciso su ogni proiettile. Chissà quante persone hai ammazzato. Era un brutto periodo per tutti. Già. Bastardo! Ah!
Le pillole. Le pillole. Mi avevi quasi convinto. Il tuo mondo è crollato perché qualcun altro l'ha fatto crollare. A te andava bene com'era. Sono qui non per quello che pensi tu. È per qualcos'altro. Che non riesci nemmeno a immaginare. Il dolore è rapido. Va dritto. Ti fa sentire. Capire. Boom! Capire. Ti entra dentro. Ti lascia il tempo di pensare. Tutto quello che hai fatto! E quando il dolore ti entra in testa, capisci la cosa più importante. Che non siamo niente. Che tu non sei niente! Il dolore è uguale per tutti. Ma io non sono come te. Io non sono come te! Più il dolore è grande, più abbiamo bisogno di dare una sembianza al male che l'ha prodotto. Più il dolore è grande, più il male che l'ha causato deve essere mostruoso. Lo raffiguriamo con orrende creature e diavoli dell'inferno. Il male è così lontano dall'immagine di mostro che ci affanniamo a dargli. Un mostro può sorridere e regalare mazzi di rose anche. Può accarezzare i capelli di un bambino e commuoversi ascoltando la musica. I mostri invecchiano con noi. Tutti, infine, siamo schiavi di noi stessi. Né perdono, né vendetta, né oblio. Il destino di un uomo si compie quando diventa un uomo libero.